seta con i suoi massi erranti, con i suoi massi erranti pieni di coppelle e coppellette. Nello specifico magari farò un video, però qua ogni masso ha una particolarità. Ci sono delle coppelle, ci sono degli incavi, ci sono delle canaline, ci sta di tutto qua, ragazzi. E vi invito a seguire il mio canale e a mettere like e a sorprendervi sempre di più, perché la Tuscia è piena di misteri, no, non misteri, però dai, cose gagliarde che nessuno guarda con occhi nuovi. Tutte queste cose, per carità, piene di interpretazioni personali, assolutamente personali. Molti video faccio vedere, faccio vedere cose che gli archeologi magari non sono riusciti a vedere, ma perché sono semplicemente magari spesso luoghi, posti dove non si è trovato il vaso, l'oro, non si è trovato niente di apparentemente interessante e dunque può semplicemente sfuggire. E può semplicemente sfuggire, però, o semplicemente pure io tante volte, guardate, tante volte sono venuta qua e prima pure io non le vedevo. Guardate qua, tac tac, per salirci, 1, 2, 3 e ops, guardate, ma guarda un po', guardate un po' che c'è, con coppelle, coppellette, e guardate là sopra quel mega sasso che è proprio qui sotto, ricompaiono delle vaschette, guardate qui, sono in pendenza, piccola canalina, dove al centro della canalina è nato questo bel ciuffo d'erba. Prosegue, vi faccio vedere questo grande coppella che sembra addirittura una poltrona, mi viene da dire, per il parto, chi lo sa. Non ci possiamo meravigliare di niente quando entriamo in questi posti magici. Grazie, seguitemi, alla prossima. Troppo sono da sola, mo io ve lo fa vedere quel buco che vi ho fatto vedere poco fa, quella specie di incavo. Io ci sto seduta, cioè ci sto seduta, il cellulare è messo di lato per essere appoggiato, e se io lo giro così, io girandolo c'è invece la parte dello scolo. Qui si sta seduti comodissimamente. Ah, oh, che meraviglia, ora giro la telecamera, non so come si fa, vediamo, adesso la blocco, grazie. Eccolo qua, questo è l'incavo che vi dicevo, e poi di lato, tac, tac, coppellette, coppellette, e mo mi rialzo, vediamo un po' che scappa fuori, che vi faccio vedere. Ah, ve l'ho fatto vedere prima, qui altre coppellette, ci sono salita, e là, al masso qui, più in pendenza sotto, avevamo detto la canalina, guardate quello laggiù che c'è. Ops, ho sbagliato, scusate, ho fatto girare la capoccia, per lì un bellissimo incavo. Va bene, e questa è un po' della nostra faggeta, della nostra meravigliosa faggeta. Dai, grazie.